percorso da naufrago dell'isola dei famosi di Craig Warwick si è dovuto concludere prima del previsto a causa di un infortunio che lo ha costretto a tornare in Italia. Ora che l'obiettivo di conquistare il podio del reality di Canale 5 è sfumato, il sensitivo noto per il suo filo diretto con gli Angeli ha confessato il privatissimo dramma che lo ha spinto a partecipare al programma, ovvero la grave malattia del compagno Enzo Vitetto, parrucchiere siciliano. Enzo ha un tumore alla schiena. Per questo io sono andato all'isola dei famosi, volevo avere i soldi per pagargli le cure, ha ammesso l'ex concorrente in un'intervista al settimanale Nuovo. Nell'ultimo anno abbiamo speso molto tra ospedali, dottori, viaggi e hotel. Abbiamo girato tutta l'Italia per fare i migliori controlli. Ora ha finito la radioterapia. Sono ottimista per lui, ma siamo nelle mani di Dio e ho chiesto agli angeli di stargli vicino. Craig Warwick, le accuse e le scuse di omofobia a Franco Terlizzi alla fine della sua avventura isolana. Il sensitivo ha acceso una discussione prima a distanza nei vari programmi di Canale 5, poi affrontata in diretta con Franco Terlizzi, accusato di aver avuto contro di lui atteggiamenti di tipo omofobo. Ti hai detto che faccio schifo perché sono, è stata la colpa che il sensitivo ha rivolto in diretta al naufrago, non famoso, salvo poi comprendere che nulla di tutto ciò era stato detto, che era caduto in un gigantesco fraintendimento, e quindi chiedergli scusa.